Professor Edoardo Aghera, l'evoluzione storica del diritto del lavoro ha portato ad un progressivo sviluppo delle politiche di flessibilità del lavoro. Lei ritiene che favoriscano più il datore di lavoro o il lavoratore in questo momento storico preciso? Dunque, in questo momento storico io credo che favoriscano più il datore di lavoro, mi pare evidente. Naturalmente, appunto, è un momento storico, quindi ci sono, come dire, dei corsi e dei ricorsi. Il diritto del lavoro ormai ha una storia più che centenaria, perché dall'Ottocento alla seconda metà dell'Ottocento, quindi voglio dire, ci sono state fasi, come è stata per esempio in Italia quella dello Statuto dei lavoratori, in cui il pendolo era più dalla parte del lavoro, quindi diciamo che dell'impresa, dico, quindi voglio dire, è fisiologico che ci siano queste oscillazioni di tendenza, e oggi certamente il presupposto dell'esistenza del lavoratore è l'occupazione, e non c'è dubbio che oggi la leva dell'occupazione nelle mani, lo è stata sempre, delle imprese, però un tempo le imprese erano, come dire, orientate molto dalle politiche pubbliche, quando addirittura non erano imprese pubbliche, e adesso invece non è più così, e quindi naturalmente il datore di lavoro ha un'arma fondamentale, che è quello di ritirarsi, di delocalizzare, di disinvestire, e questo naturalmente, ora la flessibilità in questo senso viene ricercata e concordata con le organizzazioni dei lavoratori per attenuare questa forza dirompente del capitale, diciamo così. Ecco, invece, proprio parlando di sicurezza e di igiene sul lavoro, quali sono i doveri del datore di lavoro per preservarne l'ambiente lavorativo? Ecco. Guardi, qui è una domanda, voglio dire, legittima, ma molto, molto. Ci sentiamo. Va bene, salve. No, molto, molto impegnativa, e sarebbe difficile, certo, dirlo, i doveri sono tanti, insomma. Ecco, abbiamo parlato di responsabilità civile, penale, amministrativa. Beh, certo, c'è una materia, ci sono dei casi in cui c'è una responsabilità penale, abbiamo avuto casi clamorosi, per esempio la sentenza Thyssen di Torino, che addirittura ha esteso ai vertici più alti di un gruppo internazionale come il ThyssenKrupp la responsabilità per l'amianto, no? Bene, la ringrazio molto, professore, buonasera.